Ci troviamo nell'area del foglio geologico CARG 275 Firenze. Questo progetto è coordinato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze. Sono proprio qua con il professor Marco Benvenuti. Il progetto cartografico CARG in scala 1 a 50.000 aggiorna la cartografia geologica che precedentemente rappresentava il territorio nazionale in scala 1 a 100.000. Il foglio 275 Firenze rappresenta appunto una nuova carta geologica che integra le carte geologiche già prodotte a questa scala per la regione toscana. Marco e i suoi colleghi ci spiegheranno benissimo ed approfonditamente come si costruisce una carta geologica partendo dal rilevamento geologico di campagna. In che cosa consiste il rilevamento geologico? Semplicemente nel percorrere itinerari sul territorio che dobbiamo in qualche modo rappresentare cartograficamente e segnare su una carta topografica gli affioramenti dei diversi tipi di rocce che rappresentano appunto la geologia dell'area. Abbiamo visto come gli strati di arenarie sono inclinati, l'inclinazione che questi strati hanno subito è legata a questi processi di sollevamento, di deformazione. Ovviamente queste informazioni vanno inserite durante il rilevamento perché l'assetto degli strati poi servirà per ricostruire la struttura geologica attraverso quelle che chiamiamo sezioni geologiche, cioè gli spaccati che noi realizziamo proprio nell'intersezione fra la geologia e la topografia. La carta geologica includerà anche le caratteristiche geologiche dell'area appunto urbana. Il progetto CARG 275 però prevede anche qualcosa di più. Sulla base di numerosi sondaggi geognostici che mostrano la stratigrafia del sottosuolo urbano, dovremmo produrre anche un modello tridimensionale del sottosuolo. Per questo ci avvarremo anche della perforazione di un nuovo sondaggio che ci consentirà di estrarre dei campioni dal sottosuolo fiorentino che verranno poi studiati. A seguire ovviamente tutti i dati che verranno raccolti saranno post elaborati in laboratorio per creare effettivamente il documento digitale e cartaceo. La realizzazione di un modello geologico tridimensionale parte dalla creazione e strutturazione di una banca dati geognostica che deve essere tridimensionale. E attraverso l'esecuzione di alcune sezioni tipo che servono da guida, impiegando poi dei software che permettono l'interpolazione tridimensionale delle superfici e dei volumi, stiamo elaborando quello che è il modello geologico della parte urbana, del centro storico e della parte urbana all'interno del foglio 275 Firenze del nuovo foglio CARG. La banca dati è un oggetto che contiene tutte le informazioni rilevate dai rilevatori di campagna. In più viene arricchita di una serie di dati raccolti come area, perimetro, condizioni della formazione, informazioni geotecniche. Tutti questi dati consentiranno sia di ottenere una carta stampata come succedeva anche 30 anni fa, ma soprattutto di avere un oggetto che è consultabile, interrogabile e aggiornabile.